Siamo esattamente a 2216 metri. Cioè, ragazzi, non so se si vede il paesaggio, perché alla fine è tutta nebbia. Si vede un pochino, si vede un pochino dove siamo. Ah. Siamo a 2200 metri, ma visto che è diventato ormai un format, no? Salire in montagna e rispondere alle domande che mi fai su Instagram la mattina presto quando le chiedo. Come ho superato le mie paure nel salire, come... Cioè, io soffro di vertigini, quindi è stato divertente come viaggio in salita. È per questo che metti il cappello, così non si vedono le vertigini. Allora, ragazzi, visto che... L'altra settimana quando sono andato sul Monte Catri a Gubbio mi sono divertito tantissimo, ho portato un video che mi è piaciuto davvero tanto montare, girare e rivederlo tante volte. Ho deciso di provare l'esperienza, magari sul canale non andrà tanto bene come video perché comunque è un canale fitness che fa full challenge, diciamo questi travel vlog non vanno poi tanto bene, però è una cosa che voglio portare perché mi diverte, sto bene a farlo, mi diverto tantissimo e visto che per me la felicità conta tantissimo ho deciso di venire su un monte un pochino più alto, sono venuto al Terminillo che ci sono tre vette. E giriamo tutte e tre le vette da 2000 metri e passa 2200 metri circa e basta, verrete con me in questa avventura e poi arrivati lì risponderò di nuovo alle vostre domande che mi avete fatto su Instagram stamattina. Allora ragazzi, visto che ovviamente non potevo venire da solo, ho ricostruito la compagnia dell'anello, ho riportato Legolas. They're taking the hobby to Isengard. Almost. Ciao Gimli. E poi abbiamo un nuovo arrivato, ricordate Riccardo. Riccardino, saluta. È simpatico Riccardo. Fai lo stregone oggi. Sì, ma lui è quello che ha lo zaino più pesante. Sì, lui è lo stregone. Lui sarà il saggio, è già stato sul monte, quindi sarà il... Sono l'uomo. Eh? Sei l'uomo, tira su questo zaino. Come fai a scalare la montagna con... Ma sì. Che c'è dentro? Scusa. Ma guarda che i sassi li puoi portare, cioè li puoi prendere sopra, non li portare da casa. Quanto sei poco etero con quei pantaloni. Dopo 3 ore che camminiamo già si vede la cima. Ma camminiamo da 3 minuti. Abbiamo fatto questa salita. No, non entrate. Non entrate Gianni. Alla foresta di Fangor. Quale malattia li ha spinti a entrare in quella foresta? Io devo fare pipì. Minchia che salita. Tu non puoi passare, nerd. Questo video lo intitolerò la salita più lunga della mia vita. Non può essere così ripida e per così tanto. Siamo in tempo per tornare giù. Torniamo a casa. Metti un attimo qua. Sì, basta le rotole. Sto morendo. Ok, la salita è iniziata intorno a quel punto lì. Lì, qui. Sto immaginando la discesa. Non vedo altra soluzione che rotolare. Un membro della compagnia dell'anello deve dimostrare il suo valore, giusto? Ho un freddo boia. Andiamo a dimostrare il mio valore. Oh cazzo. Stai cascando. Aiuto. Immaginate la scarica di adrenalina. Perché non avevo l'appiglio sulle mani. E dietro c'è la morte. Dobbiamo fare una citazione. Sì, vediamo chi rende via nei commenti. Vai lontano da questo cazzo di burrone. Non voglio parlare con nessuno. Vomito calcolo, vomito diretto se guardo. Io vado avanti senza guardare. No! Ma no, era il mio! No, devo andare a riprendere adesso. Non ve l'ho mai detto, ma in realtà soffro di vertigini. E quindi ho detto, vengo in montagna, magari mi passa. Poi ho visto lo strapiombo e ho fatto la cacca. Non ho più scorreggiato la vita, ho proprio fatto la cacca. Family friendly. Ricordatevi che i veri palestrati, no? Sì, sì, cambiamo sport, andiamo in montagna, escursioni, ma i veri palestrati non lasciano mai il catabolismo al caso, no? Le proteine non vengono lasciate alla natura, no? Per non catabolizzare ci si porta i biscotti proteici di bulk powders, perché può stare pure a 2000 metri. Però il catabolismo è sempre dietro l'angolo. Tutto uno zaino. Aspetta, basta. Gio, ce l'hai in mezzo. Basta. È probabilmente la cosa di cui avevo bisogno in questo momento. Vai, Gianni ha appena assaggiato il biscotto. No, l'ho perso, Mi è caduto il biscotto. Io mangerò lo stesso. No, vabbè. È buono, Quanto vuoi? Quanto costa il pacco? Il pacco 20 euro, 12. Ti do 200 euro. Io ne vendo 24 al mese. Vedi, fa tutto cristone. Sì, tutto cristone.
Bene, comunque, hai presente quando dicono basta quattro mura per vivere, ecco. Marco, ti presento la tua nuova dimora. Sì. Vieni, Marco. Secondo di rubo sei morto. Eh? Se sbagli a uscire la porta sei morto. Sbagli porta, c'è la porta sul retro perso. Cari ragazzi miei, penso di organizzare un raduno in montagna. Sai che figata? Vieni qua, porti 200 persone, tutte in montagna, e una alla volta si lanciano dal dirupo. Le porta Riccardo sulla schiena. Ah, eccolo. Che siamo a metà strada. Dico, pensavamo che gli scalatori lo guardano e dice guarda che sega quello, quella branda così che sei fermo ogni 2 minuti. Ignari del fatto che c'ha 20 kg di non si sa che cosa. Esatto. Cioè, sono stati dichiarati soltanto 10 kg d'acqua, 10 litri d'acqua. Quattro bodybuilder in montagna, che ci siamo fuori luogo proprio. Esperienze del genere un po' ti cambiano. Oggi siamo venuti più preparati, abbiamo gli scarponi. È un abbigliamento adeguato al freddo che troviamo qui sopra. Felpa? Bulk Powders. Maglietta? Bulk Powders. Pantaloni? Bulk Powders. E cazzo mio! Ho preso io da mamma. Da mamma? Di quanto io abbia... Che vuol dire che l'ho preso io da mamma? Fatto lei. Ah, ok. Esperienze del genere un po' ti fanno riflettere, perché io ho questa paura dell'altezza un po' da sempre. Sempre ho avuto le vertigini e cose del genere. Infatti quando Michael si è lanciato col paracadute io dico punch jumping, che sei morto. Però cose del genere un po', che lì non lo vedete. Cerco di allungarmi sopra le mie paure, un po' ho paura. Lì sotto c'è un burrone, un bel dirupo. Questa cosa mi ha un po' motivato. Oggi sono un po' più motivato di ieri. Coccone! Coccone! Che alla fine la paura è uno stato mentale. Sei! Mette paura! Ma che cosa? Scusa, niente, ascensore, ti piscio. Che pure... Ora è il momento di superare le mie paure. Vedete quella piccola stradina, devo percorrerla fino là sopra. Andiamo. Mai arrendersi. Vivete la vita. Sempre la solita storia. Quindi per qua mica rinasci, se muori muori. Cosa? Sta facendo una ripresa. Marco, lo so che hai paura, davvero lo so che hai paura. Ti trema un po' la manina, ma anche io ho paura. Ma la motivazione... Quello ti ha detto non ti fermi se caschi. È nostro... Basta, questa è la strada che faremo per tutto il tempo. Morte. Morte. Allora, la cosa importante è che se ci attacca l'ape in calabrone non è un passivo. Lì c'è un'ape. Ho guardato un attimo tutto e mi avevo un blocco allo stomaco. Quindi Marco te capisco. Dai, andiamo, dai. Viva la France! C'è tre case. Viva la vita. Boom. Tanto so che di questo video non gli frega niente a nessuno, eh. A voi interessa? Sì, ci sto. Ci stai, giusto? Abbiamo convinto pure Marco a stare qua. Ciao Marco, sei arrivato, sei venuto con noi. Gianni, sì. Tecnica capriolo, vai. C'è un bivio. Quella sembra che finisce nel vuoto. Sapete qual è la strada migliore? Quella del ritorno a casa, quella nel comfort, no? Nel nostro comfort zone in cui stiamo a casa, sul divano. Facciamo un caso. Buongiorno. Ciao cani. Ciao, ce l'hai fatta arrivare fin qui, ti abbiamo incontrato prima. Le nuvole sono più in basso di noi e ora ci raggiungeranno. Sono cane attento, potresti cadere. Ok, guardalo da qui. Sembra tipo il muro di Game of Thrones, o sbaglio. Gandalf, cosa ne pensi? Sembra no, il pezzo di muro del cancello nero, no? Nero cancello! Tutti ci piacciono il Signore degli Anelli, pensa se i miei follower non seguono il Signore degli Anelli. Basta. Possono pure disiscriversi. Sai quella cosa più bella della montagna? Che ogni pezzo che passa sul sentiero vicino a te, ogni signore, ogni cosa... Ciao! Ti saluti perché... Tutti i guai che stai vivendo un'avventura insieme. Ciao, 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 salve, buongiorno, ciao, buonasera, buona fortuna. Ecco, io ti dico buona fortuna, fai tipo... com'è? Perché buona fortuna? Perché buona fortuna? Marco, sono fiero di te. Stai affrontando le tue paure. Sai perché, come si chiamerà mio figlio? Marco. In onore... A quel mio amico morto in montagna tanti anni fa. Ok, ora diventa un po' più complesso. Siamo tra le nuvole. Lì dove eravamo prima a fare le foto.
C'è voluto un bel po' di coraggio, però stiamo riuscendo a superare le nostre paure. Marconi, hai superato le tue paure? Ce la stai facendo? Ancora no. Ancora no. Ancora non me lo. Tu sarai colui che verrà ricordato. Grazie, cazzo, per giù, cioè. Come? Quanto è bello poter dire ce l'abbiamo fatta. E? Allora, questa è la croce. Siamo arrivati. Siamo vivi. Questa meta non mi bastava, voglio andare all'altra. Mi sembra un metro più alta, guarda. È mezzo metro più alta. È importante che arrivi in cima al mondo, ciao. Allora, quanto è bello sentirsi tipo in cima al mondo. Peccato che l'Everest sia quattro volte più alto, ma tralasciamo. Però non mi sorge un dubbio, questa cosa della prospettiva, che prima noi eravamo lì, no? E sembrava più basso, perché quello è palesemente più alto? Tu che hai studiato, Ricca? Perché? Non lo so, sai. Ne so. È il momento di una nuova verticale. Ti ricorderemo per sempre, Giovanni. Ma di che ci hai paura? Sono maestro dei verticali. E comunque ho fatto la verticale qui. E di là c'era questo. Rende? Rende che il mio piede non può andare più di qua. Ok, perfetto. Marcolino! Sapete qual è il brutto? Che anche essendo in cima al mondo, posso far vedere un paesaggio bello, perché tutta nebbia, è tutta nebbia. Ah, siamo arrivati. Ok, questo è stato tipo il viaggio più disastrato della nostra vita. Tipo Marco, stava morendo sei volte. Ciao Marco, sei vivo? Sei pronto per la discesa? Insomma, speriamo. È uguale alla tua. E no, niente, è stata una bella avventura, perché alla fine abbiamo superato le nostre, cioè è stato tipo una cosa, un po' di motivazione. Eravamo stanchi la prima volta che facevamo una scala del genere, parecchio difficile, in alcuni punti era bella ripida col vuoto al fianco e faceva paura. E Junior poi con la zavorra dei 20 kg. È stata un'avventura. Sì, ragazzi, rispondo a 5 domande velocemente. Ma una scalata con i follower, magari un raduno ad alta quota. L'avevo detto prima. Geniale. Nel video si vede, l'ho detto prima. Sì, sarebbe figo. Però chi ci viene fino a qua? Ma c'è delle palle di viene fino a qua? Ma cioè, va. Come riesci a rimanere concentrato anche quando non hai voglia di allenarti? Riesci a rendere lo stesso? Non mi capita spesso, tipo che vado in palestra e col giorno dopo un po' di squat, un po' di stacco, mi annoio. Cioè, rientro in sala, poi mi sto annoiando, non mi va. E quello e quell'altro, quindi cerco di andare avanti lo stesso dicendomi almeno qualcosa lo porto a casa, perché per me sotto le tre ore di allenamento io non mi sono allenato, non sento, se non sono affaticato vuol dire che non mi sono allenato. Tante volte è arrivato la nebbia, lo vedi tu? Sì. C'è veramente fitto, guarda là, cioè è bianco. Lì niente, lì là la nebbia. Diciamo che per me arrivare a fatica da fine allenamento è quasi indispensabile anche per la salute mentale. Se io non mi alleno mi sento male, tipo oggi non mi sono allenato, probabilmente tornerò a casa alle 11 di sera e mi allenerò. Ma c'è rete? Sì, c'è rete qui. A quanto pare. Siamo più vicini, no? Non è Gesù, ci dovrebbe essere un'antenna tipo lì. Ma sai che se qui bestemmi gli arriva prima? Cioè, senti quasi che ti risponde, fai oh, dimmi! Vamo da 3-7! Consigli per chi vuole iniziare ad allenarsi, fatelo e basta. Hai mai pensato di pensare all'impensabile? Ci ho pensato. La tua più grande sgarrata è... La mia più grande sgarrata, ragazzi? Allora, secondo me la più grande è stata quella con Maurizio, il panino con Maurizio, perché sono stato male per due giorni. Panino pure, il panino con Maurizio. Quando entrai in definizione? Definizione? A settembre! Non ci sono stato tutta l'estate in definizione. Che tra parentesi ho sbagliato il bulk. Cioè non è che ho sbagliato, semplicemente non sto ingrassando come dovrei, mi sono tirato, ho perso peso. Quindi che vitaccia. Sgarro e dimagrisco. Che vitaccia, ragazzi, che vitaccia. Sì. Mi sto grattando il culo, guarda. Stai sempre a pensare alla palestra. Un po'. Ovviamente ho lasciato una parte di me qui. Ricordare sempre viva la vita. Perfetto. Stiamo provando a scendere la strada un po' più ripida. Solo che è scesa la nebbia e mo siamo angolati. Bellissima.
di due caprioli. Ciao Capriolo. Vai, scendi, vedi come si scende. 30 minuti circa che scendiamo dalla montagna e abbiamo palesemente sbagliato strada, perché lo vedete? Ok, quella strada continua all'infinito e la nostra macchina ed è esattamente il lato opposto alla montagna. Ne faremo di passi oggi, ne faremo. No, non c'è idea. Non ci avete proprio idea. Dall'ultima clip è passata un'ora e sto ancora scendendo. E mancano, e non sto scherzando, 8 km a piedi. Io non so che strada abbiamo preso per il ritorno, ma voglio morire. Stasera sgarrerò malamente. Visto che l'altra volta abbiamo preso un bastone per salire sopra a Monte Catria, e quel bastone l'ho tenuto in macchina, anche gli altri l'hanno tenuto nella mia macchina, che era un ricordo, non sapevamo cosa ci avremmo fatto. Oggi ne ho preso un altro, mi ha fatto compagnia per quasi tutto il viaggio. Avevo deciso di spezzarlo, ora lo intaglio, dirò Monte Terminillo e la data di oggi. E sarà tipo un mio coso ricordo che metterò a casa. E l'altro taglierò anche l'altro e farò Monte Catria. Però lo metterei nel culo. Quindi, tornando a noi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, sta piovendo. E lasciate like se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, lasciate like, perché sennò questo video non lo vede nessuno, mica che nessuno su questo video. E poi, stavolta lasciamo un commento un po' diverso. Hashtag superare le paure. Scrivo qui, hashtag superare le paure. Perché quello che ho fatto oggi, ho superato un po' la mia paura dell'altezza. Perché all'inizio stavo lì così, no, raga, voglio andare a casa, no, mi sento male. Perché c'avevo tipo un attacco d'ansia. Non so se l'ho messo nel video, non lo so. E alla fine però ce l'ho fatta. Sono continuato ad andare su. E alla fin fine stavo su dirupi ancora peggiori. Però facevo tipo Capriolo. Che Capriolo, grande ragazzi, città. Guardatevi. Quando scendi le montagne sei un Capriolo. Quindi, per concludere, ci vediamo nel prossimo video, che sarà probabilmente un altro video in cui farò cose. E ciao ragazzi, ciao, ci vediamo nel prossimo video. Scendiamo giù dai monti, dagli alti boschi in fiore, portiamo il trembolone, quello di qualità, quello di qualità, hey! Quello di qualità, pum pum.